L'ospedale Maggiore è da sempre un punto di eccellenza e di riferimento, non solo per la città di Bologna, ma per tutta la sua provincia. Dalla costruzione del primo nucleo ad oggi, l'ospedale è stato sempre oggetto di continui ampliamenti e ammodernamenti, per mantenere il livello di offerta sanitaria costantemente ai massimi livelli. Tuttora sono in corso il completamento della ristrutturazione delle degenze del monoblocco storico e l'ampliamento del pronto soccorso. Il Maggiore è così cresciuto assieme alla città e oggi si rende necessario un nuovo e importante intervento che modifichi sensibilmente la fruibilità degli spazi esterni e interni dell'ospedale. Nelle aree esterne all'ospedale, l'accessibilità, la viabilità e l'assetto dei parcheggi presentano infatti non poche criticità. L'atrio d'ingresso si trova più in alto e piuttosto distante dall'attuale parcheggio, creando difficoltà di accesso e di orientamento agli utenti, costretti a percorrere una lunga rampa scoperta per entrare nell'ospedale, che risulta così poco accogliente. All'interno dell'ospedale è invece necessario liberare l'atrio dalle funzioni che non riguardano l'accoglienza, per migliorare il sistema di informazione e orientamento dell'utenza. Oggi infatti nell'atrio si incrociano una serie di percorsi tra utenti diretti al CUP, al bar, al punto d'accoglienza e ai reparti dell'ospedale che creano una congestione dell'area d'ingresso. Per elaborare un progetto che dia risposta alle attuali criticità è stato sviluppato uno studio sulla mobilità e sulla tipologia di mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l'ospedale. Lo studio, oltre a ribadire quanto già evidente in tema di carenza di parcheggi e scarsa accessibilità complessiva, ha permesso di modellare e testare con software idonei le soluzioni progettuali proposte, verificandone la validità. Il nuovo progetto darà un'efficace risposta a tutte le attuali criticità e verterà su tre aspetti principali: nuove modalità d'accesso, aumento e miglioramento dei parcheggi, ridefinizione dei percorsi esterni. Il piano d'accesso all'ospedale verrà alzato dalla quota dell'attuale parcheggio alla quota dell'atrio, cambiando radicalmente la fruibilità per i portatori di handicap e per le persone con ridotte capacità motorie. Verrà realizzato un nuovo parcheggio interrato, collegato direttamente con ascensori al nuovo atrio, che amplierà e faciliterà le possibilità di sosta e l'accessibilità, rendendo più semplici anche le modalità di pagamento. La ridefinizione dei percorsi esterni pedonali, ciclabili e stradali ridisegnerà radicalmente le modalità d'accesso, grazie al nuovo ingresso principale e alle sistemazioni esterne a verde, che nel complesso miglioreranno sensibilmente sia l'orientamento degli utenti, sia la percezione degli spazi. Il progetto, elaborato in questa prima fase direttamente dall'ufficio tecnico dell'azienda USL di Bologna, sarà particolarmente innovativo e adeguerà il presidio agli standard delle più moderne realizzazioni. Lungo la via Emilia si allargherà e si potenzierà l'area dedicata alla sosta degli autobus per migliorare l'efficienza del servizio e incentivare così l'uso dei mezzi pubblici per raggiungere l'ospedale. Su via dell'ospedale si modificherà la viabilità, razionalizzando e separando con cordoli e spartitraffico verdi la viabilità ordinaria da quella delle ambulanze. Per garantire maggiore fluidità dove si intersecano i vari percorsi, è prevista una rotonda, che snellirà la viabilità nei due sensi di marcia attorno all'ospedale. Dalla rotonda sarà possibile inoltre raggiungere i nuovi parcheggi per taxi e utenti diversamente abili, posizionati a fianco e al piano del nuovo edificio d'ingresso. I parcheggi verranno aumentati di numero e razionalizzati, grazie anche alla creazione dell'ampio piano interrato con 360 posti auto per gli utenti dell'ospedale, 239 in più degli attuali. Questo intervento, assieme alla realizzazione nell'area ovest dell'ospedale di parcheggi multipiano per utenti e dipendenti, aumenterà la dotazione totale di posti auto di ben 419 unità. Per decongestionare l'incrocio tra via Emilia e via dell'ospedale, l'ingresso e l'uscita del parcheggio interrato saranno soltanto su via Emilia.
Sulla via Emilia si troverà anche l'immissione del nuovo percorso riservato alle ambulanze. Il percorso interrato previsto nel progetto collegherà così direttamente il deposito delle ambulanze con la viabilità esterna. Dal parcheggio interrato sarà possibile raggiungere direttamente il nuovo atrio con un collegamento tramite scale e ascensori, e la sosta sarà organizzata con un sistema di casse automatiche post-payment che semplificherà il sistema di pagamento. Il parcheggio interrato verrà realizzato al di sotto di una collina verde che connetterà la viabilità ai percorsi esterni al nuovo edificio d'ingresso. Quest'area verde costituirà la nuova porta d'accesso all'ospedale e, assieme al nuovo edificio d'ingresso, contribuirà notevolmente a modificare la visibilità, l'accessibilità e l'immagine del Maggiore. L'area verrà così riqualificata con superfici verdi che passeranno da 26.000 metri quadri a 34.800 metri quadri. All'interno del nuovo padiglione di ingresso verranno collocati il CUP, il bar con un'ampia zona ristoro self-service, l'edicola mini market e altri servizi accessori. L'attuale atrio, che già ora è un punto nevralgico per raggiungere i vari reparti, potrà così essere liberato dalle funzioni che oggi vi sono collocate ed essere utilizzato come ampio spazio per l'accoglienza. Per non pregiudicare l'accesso e la sosta all'ospedale, i lavori sono stati studiati in modo da poter essere eseguiti per fasi, fasi che consentiranno di garantire durante i lavori sia l'attuale capacità di sosta sia l'accesso al presidio. La realizzazione delle opere sarà messa in gara con un'operazione di project financing. I concorrenti dovranno proporre eventuali soluzioni migliorative, sia sotto il profilo architettonico, sia per minimizzare i disagi per l'utenza durante i lavori. Si stima che le opere abbiano un costo di 22 milioni di euro. La gara sarà bandita nella seconda metà del 2016 e conclusa nella primavera del 2017. I lavori avranno una durata di 3 anni e la nuova struttura sarà attivata nel 2020.